Questa proposta è Ecco qua, salute la proposta del secondo me il lavoro si può polemizzare su qualche punto, però no, in realtà si può polemizzare. Cioè, no. Lei è la posta, la questione dei politici giovanili, essere vogliamo rispondere alla sua sollecitazione. Quindi non c'è una spesa in più, no,
perché sono persone che non c'è spreco qua, è un progetto validissimo, non si capisce, non l'hanno più fatto. Quindi come vogliono insegnare così a fare i progetti giovanili? Recupero di progetti? I progetti che hanno dato ottimi risultati in passato, in passato, ma noi facciamo, cioè secondo me Cesare Bordone, no, partiamo da qui. E anche il discorso del fotografo, con la presa in carico della famiglia. Quindi invece di fare dei progetti che potrebbe essere un legato del passato, che potrebbero essere insomma antiquati, se invece ci facciamo due righe, cioè il tutoraggio, progetto del tutoraggio, no, e dietro, cioè progetto ora e progetto chance, diciamo, non chiamarlo in un altro modo, cioè dare il senso, cioè progetto relativo al recupero delle competenze, eccetera, eccetera, e progetto relativo all'affido dei minori della gestione della famiglia da parte degli operatori qualificati. Vedete che questo non mi pare... Poi, la cosa ci interessa, che poi in quel caso, se noi avessimo la competenza legale d'affatto, ma dobbiamo leggere questi punti dell'analitico. Oppure in verità specificamente nella fase adolescenziale, mettiamo due punti più bianchi, se c'è dolce, no, io leggere comunque tutte le cose sappiamo, che se non sembra che poi uno non conosce il lavoro dell'altro. No, la settimana prossima. Invece la capitale è stata la settimana. Ora non riusciamo con l'idea. La capitale è trasparente. Che cosa? Sì, però non è l'ordine del giorno questa cosa. Non ci interessa niente che è candidato per la settimana. Non è l'ordine del giorno. No, mi dico questo. Facciamo i miei complimenti. Faccio i miei complimenti migliori a voi. No, però detto questo, non è l'ordine del giorno. Scusami, prima passo che la collegare il tuo piano. Quello che deve essere, noi dobbiamo poi comunicare questa cosa. Allora, io mi faccio i fatti. E siamo d'accordo. Noi dobbiamo, diciamo, come dire, a darvi linee portate. Non possiamo fare, non possiamo lavorare. Quindi qualche volantino che poi fare la specifica, ma non possiamo mettere, voglio dire, noi il volantino deve essere. Politica sociale, pensiamo a B e C. Finanza pubblica, pensiamo a B e C. Deve essere, ma diciamo, guardate il volantino. Poi tutta la questione di governo, la di giorno, è una cosa che dire, lo sapete, lo dire. Noi ci siamo fatti andare a votare, una di che non ce l'ha. Poi il cittadino, altrimenti cittadini dicono, non lo portano qui. E tu sai che io ho bisogno di avere, poi tu come fai a ministro? Mi dico, ma di come fai? Quindi al grande infatti che vogliamo, ce lo siamo, prendo il giorno da qua, da là, da tutta, da tutta, da tutta, da tutta, ma questo è un dello Stato. Comincia di vedere. Allora il comune valorizza, valorizza le risorse. Non è di la vicinanza municipale. La tanti tecnici, praticamente, non è un'altra. La Polic ha detto lo suo, ma non è un'altra. Ha detto lo suo perché ho mangiato. Ma sì, perché c'è una mamma. Ma non c'è una mamma, non è un'altra. Ma qui quattro stati. Come tutti? Come tutti? Come tutti? Come tutti? Allora, sono soldi che sono centinaia di euro che si spendono ogni anno. E c'è da questo che il presidente di Lotta. Se un ingegnere chimico, andando al vapore, lo fa di vita tutta la valle. No, ma quando il tempo fallito, avete avuto un po' di lavoro,
pensato di tutto un certo interesse. Già come dire, a mettere in causa il gioco, non ci sono tutto tutto il mondo che mi mancava. Ma se ho fatto questo, non ti va a rinviare, da devi chissà chissà da un'altra come quello è il punto, come le consulenze esterne che sono queste. Allora, su tutto questo, il comune valorizza le risorse interne, che comunque paga. Però di una questione, il risparmio sta solo in questo. Ti tengo un ingegnere, o te non intendo a quando fa come la parte. Quando a chi non posso mettere a fare un stacquista e l'assessore faccio di consente commercialista. Mi sono messo un ingegnere o un'azienda che si giusto mi impiegare da un ingegnere. O mettendo sta praticamente dalla volta della tua chiave, l'assessore al bilancio. Quando noi vediamo un stacquista, quando non posso mettere esterno, la stacquista posso tenere un ingegnere. Io ho già detto che 3.000 euro. Ma tanto si dura, 3.000 euro a chi non ti non l'appano anche la tua. Non so se l'hai sentito lo scandalo che sta. Quando io ho detto questa cosa, ho fatto un tempo più, però non era che era a te. Voglio dire, non è stato visto come una... Non è stato visto come una... Però da una due giorni di tempo. Chi è? Fossero tutti come lui, ma non che fa... Perché la là che stava con Sudano, che... Ma tutte la notizia, ma no, ma anche ma pure chi c'è di è uno spreco economico, non è importante pure fare dico questo il cane mi piace io penso che questo caso è stato trattato da capo che si occupava della trasparenza io l'ho messo nella io l'ho messo nel bilancio nel bilancio penso che questo spreco io l'ho messo no allora un comune di spanno enorme, si farà, come pensiamo che si fa il mondo, dopo diventa diventa gente se il comune fa lo strumento sono qualche milione di euro, il comune deve guadagnare al mese, tra i dirigenti e scolari. Ma non sarebbe male a tutta anche come luce proprio, a politiche alla lotta di sprechi, danni, diciamo, di sprechi, con il primo punto, e poi già quasi la tutto il questo è la cosa, questo è come la tutto. Anche perché, l'unica cosa che il confronto pubblico si può dire si sta dando l'amor di Dio, faccia di tutti dire, ma come se la vita perché si sta parlando di togliere il sprechi, la magistratura. Io ho visto l'altro giorno con il mio. Io non la conosco la questione. Ho un rapporto umano con questo tipo. Non solo, io te l'ho per lui. Non sto scherzando. Ma non mi dà che siamo di chissà pista per andare qua là. No, no, no. Non è una cosa. Non è già un padre, secondo le altre statue, se non te la metto in prova, sono dei magistris. A meno che la candidatura del Movimento 5 Stelle non mi convinca a cambiare idea. Dichiarazione ufficiale, Mario Merolla voterà Luigi De Magistris. Sto parlando con un giornale, sono da solo la stampa. Mario Merolla, organico al Movimento 5 Stelle, innamorato del Movimento 5 Stelle, ha come suo obiettivo il 51% a Roma, in Parlamento. Per quanto riguarda le elezioni comunali di Napoli, voterà Luigi De Magistris. Vota De Magistris. Dai continuità. Così la penso. Non passano più i periodi tra i miei tipi di età, questa agenzia. Sì, certo. Ma non ha messo al 120 anni. Quindi quasi non sono l'attraverso. Non c'è un po' di teatro. Che praticamente tutto lo portano pubblico e poi imparare a dare, come dire, no? Un po' da tutti i giorni. E guarda, vuol dire la cosa, per la gente in generale, sono tutto umano. Allora, diciamo, questo è un punto, se noi dobbiamo aspettare dal punto di vista. E questo bisogna anche la gestuale in generale. Assolutamente, direttamente, però, per conoscere. Nemmeno l'interità. Allora, l'interità è solo un valore, quindi qua qua da noi. Sì, 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 sì. Grazie.
chiudo la questione? Io ti ascolto. No, non tutti ti ascolto. Ragazzi, posso inserirmi 10 secondi? Ragazzi, posso inserirmi un attimo 10 secondi? No, io vi sto ascoltando con molta attenzione, però cioè, non vorrei che si perdesse di vista. Cioè, in effetti, poi dopo anche lo scopo della riunione, che è quello di intravedere, diciamo, questi punti da mettere in questo volantino, cioè per non far diventare poi altrimenti una cosa, a mio avviso, abbastanza dispersiva. Poi perdonatemi, diciamo, sto avendo almeno questa impressione, che quindi praticamente mi sta anche creando un po' di confusione da questo punto di vista. Voi come la pensate? Ragazzi, la verità è che basterebbe un attimo prendere i punti che comunque ha postato Francesco e fare una scrematura di questi stessi. Di ciò che verrà veramente fatto in breve. Però possiamo realizzare. No, ma secondo me basta fare questo, cioè già la teniamo, cioè basterebbe aggiungere le politiche domiciliari che ha detto tu, eliminare le erogazioni di un assegno civico e trasformarle in erogazioni di servizi sociali fondamentali, sanitari. Quindi abbiamo concordato per togliere l'assegno civico. Io onestamente non me la sento scrivere. Io non lo scriverei. Non fare anche qualcosa di simile. Cioè, di posizione. Ma la voce mi fa fare i volantini, scusa. Chi ha messo? Perché dobbiamo fare i volantini? Però lui aveva messo. Io sono contrario ai volantini. Dobbiamo ascoltare i cittadini. Ma posso essere contro i volantini? Ma sai, tu devi ascoltare, non la pensa come te. Io sono contrario ai volantini. La campagna elettorale di ascolto, secondo me. E carta rubata agli altri, non so sti volantini, cosa succede? Perché nessun comune, nessuna regione... Non è io? Perché neanche Livorno lo sapeva. Adesso si sono trovati. Loro si sono trovati, ma avanti. Non dobbiamo fare la campagna elettorale, io sono contrarissimo alla campagna elettorale. Perché non sta. Tutto Voglio dire, a 10 persone per garantirne altre 10, non sono amministrato. Non sono amministrato. Fanno finire. E io non invece voglio capire io meglio. Ecco, non è così. Tu devi fare in modo che
non solo vengono modificate quella dell'area, ma dove praticamente sai che c'è treccia, ma la fame, ma la comporta chiara, se la macchina si sbuca in mezzo alle immagini che si sbuca in mezzo. E da là ti posso dire, informare il tempo. Faccio un esempio. Che se ne fa? È semplice, perché molte associazioni nascono esclusivamente hanno appena andato. Allora, molte associazioni nascono esclusivamente per questi motivi qua. Cioè il motivo è quello di attingere economicamente dalle casse del comune. Inutile che faccio. Esempio, perché per esempio questa cosa qua l'abbiamo fatta, ti dico, 5-6 anni fa, poi no, io ho iniziato là. Allora l'associazione Bingo Quartiere dice facciamo un evento su prima. E poi abbiamo speso 3.000 euro che ho fatto apposta per studiare. Faccio un esempio, di una città. Ma perché il comune deve dare 3.000 euro ad un'associazione per fare un evento su un video? Ma perché? Oh, e allora io perché devo? Io non c'è. Vorremmo un attimo leggere, giusto per avere 41 imprese, 3.000 dipendenti. Consorzio gestisce un gruppo di imprese sociali costituito nel 91 che riunisce 41 imprese sociali e 1.000 esclusi, garantendo 3.000 dipendenti. Costano quasi 60.000 all'anno le politiche sociali coordinate. Il consorzio fa come commercio c'è 300 organizzazioni sociali. Sicuro. E poi parla sia della, cioè della formazione. Grazie. Che della Napoli sociale. Quindi dovremmo anche leggercelo un attimo questo, perché magari prendiamo qualche dato. Questo è stato Giorgio Arena, stiamo per discussione delle politiche sociali. Un po' prima di data, dopo la riunione sul cancello. Allora, io sono assolutamente contrario alla campagna elettorale, tutto quello dell'anno scorso. Sono contrario a fare con la PIN, non dobbiamo convincere nessun cittadino, i cittadini già ci conoscono. Mi auguro una campagna elettorale fatta, dico soprattutto tutti i cambi. Soprattutto di ascolto. Così la penso, io dico. Diciamo, se non si farà la campagna elettorale così, io voterò lì come penso. Sarà contento di questo. Sono contrario a Bologna. Ma aspetta te. Perché? Probabilmente dobbiamo fare una cosa completamente diversa rispetto a noi.
secondo me proprio la prima di un mese. No, ma comunque per certi aspetti siamo d'accordo, perché le selezioni regionali come sono andate? Quindi mi auguro, la campagna elettorale, fatto su tutto, come cittadini nostri assolutamente. E la maggior parte dei cittadini è alfabetizzato, c'è lui per quello che ci dice. Quindi non è il nostro problema. No, guarda qui. Cioè, la mandiamo su un po'. Ma è vero, la penso così. Andrà sul movimento campagna okay. Io mi auguro la campagna elettorale, fatto soprattutto l'ascolto dei cittadini. Scusate, no, invece secondo me la campagna elettorale fatta per bene. No, c'è veramente la campagna elettorale fatta per me con il gruppo dei consiglieri che verranno praticamente inseriti da lì. Ma non così, no, e tutti gli attivisti deve fare dei gazzetti di in tutto le municipalità. E perché in quell'occasione si troverà le politiche sociali, si troverà già trattato di bilancio, si troverà già trattato dell'ambiente. Allora, se una persona nello specifico vuole sapere noi che cosa abbiamo fatto per la sanità, che cosa vogliamo fare, essere, cioè, glielo possiamo spiegare in un momento che abbiamo lavorato su questa cosa, non glielo puoi dare per dire che il nome qualsiasi Giorgio della Rosa, Giorgio un amico che ha lavorato magari a tavolo di giusto, ha lavorato a tavolo di giusto, se noi ci troviamo tutti quanti là e noi facciamo capire anche il concetto della squadra, non sono quelli che sono entrati nella lista che ci andrà la proprietà, ma non è che siamo tutti, e perché tutti abbiamo fatto un prego. Anche perché una cosa che non a me per esempio cosa che non mi piace un assento parliamo dopo quindi che si usano così di questa porta voce alla Savogna perché faccio questo dobbiamo ricordare a loro con classe e con gentilezza. Dire scusate, vogliamo ricordare quando abbiamo fatto tutto? Ci vogliamo vedere come lo dobbiamo fare? Cioè, la musica consulta che poi le magistris prendendo un po' della via del movimento insieme non ha fatto mai partire. Che sono le consulte? Se noi cavolo portiamo ad essere una cosa itinerante. È là che si va a vedere se il portavoce vuole fare il portavoce o vuole fare altro. Secondo me, voglio dire. Quindi diciamo così da fare la campagna elettorale, cioè la farei proprio con una grande comunità di cittadini. Vedi, mi do stata la nostra Nella lista sono persone giuste, capaci e magari credono che abbiano un programma, ma non si può fare, secondo me tutti insieme da una oceanica. Ma anche perché alla fine la regione qui ha bisogno un po' di avere protetti perché la campagna è molto, e la relazione altro protette, ma la manco. Cioè, chi va a prendere quelle ombre, se non hanno lui alle spalle, veramente dovremmo lasciare completamente soli. E tu hai parlato da c'è, allora se io ci troviamo tutti quanti che ci trovano d'acciaio, e portiamo tutti questa voce, perché allora sì che possiamo anche di essere fatto. Per quale nazionale? Ce la vediamo perché è una bella posizione, voglio dire, di mezzo di comune, no? Dopo tutto quello che è successo, non lo si può fare il comune, non c'è il primo posto. I miracoli ci sono sempre. Era una buona posizione, si può fare. Questo doveva troppo. Non mi spiace, ma. No, non è che il comune lo stiamo parlando in ottima posizione. No, ma doveva accadere anche perché da quest'altro lato, no, Cioè, è tuttora quello che luce. Ma
possibile. Io sono una persona che è in grado di stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Mi hanno parlato di tante persone, tipo uno a uno dovevano capire. Ho sempre detto, no, ma io sono eccezionale. Voglio dire, quello che mi hanno detto, a me non mi interessa, perché ho conosciuto te, però ho conosciuto anche altri che ti vuole la verità. Però,
che esiste, cioè una richiesta, quasi una pretesa, da parte non si fa venire pure, un lavoro di sito che ci sta, perfetto, però io direi, c'è stato un lavoro fatto anche per il giornale, non vorrei che andassi in copia da figlio del giornale, perché abbiamo fatto tanti tavoli di lavoro, capite, comunque a me per il giornale, non c'è già neanche un fanno così, perché la morte. Penso che anche al Pitagora qualcuno ci aveva fatto per chiedere il fatto di un lavoro anche questo decidiamoci andiamo io ho visto che c'era una cosa che non si può dire ma no ma lui vuole 10 minuti tutti sanno solo di tavolo no oh che c'è da che è ma tutto si fa ma io credo che abbia comandato da qualcuno. No, non credo, perché altrimenti avrebbe... Ma però il mondo c'è nel suo brano, non lo ringraziamo perché ci hanno visto. Se tu pensa che lui che ha messo... No, ma è una cosa che noi si deve usare sì, però... Allora, come avete detto, però sulla linea, sulla questione welfare dobbiamo mettere anche un dito più lungo collegato Gennaro, ci sei sempre? sempre Rosario è collegato alla giusta disponibile sulla questa di essere dopo collocamento sulla riforma del tuo welfare è Va bene ragazzi, un saluto a tutti, vi abbraccio e ci aggiorniamo alla prossima e poi io praticamente condivido sul grande web tutte le registrazioni. Ciao Gennaro. Ciao ragazzi, un abbraccio, ciao. No, non ancora. Cercherò di starci la prossima volta. Va bene, un abbraccio. Ciao ragazzi. Tutto. Siamo ancora in registrazione. La prossima volta che se lo scelgo devo prendere per quei quattro simili che sono. Uè caro. Vieni ma non fai come gli orsi, che è caro. Cancella. Vabbè, non ti preoccupare. Ciao ragazzi, buon proseguimento, un abbraccio a tutti, ciao.